typical passaggio from Switzerland. This is my friends Marco and Ralph. Ed eccoci amici, partiti per questo single track here. Sehr schön, guys. Benissimo ragazzi, siamo adesso alla partenza della funicolare che da Ambrì conduce fino a Ritom. Fino a Ritom, quindi più o meno un quarto d'ora di tragitto. È una delle funicolari più ripide d'Europa. Infatti guarda, vi faccio vedere giusto la pendenza, che non è che renderà chissà quanto in telecamera, ma qui ragazzi, altro che Gardaland, sentite tutto che sale. No, non è vero, però nel senso, è una bella esperienza, vero? Ed eccoci pedalando a fianco del lago Rito. Ho pronunciato corretto sto giro? Sì, in verità giusto si direbbe Ritom. Ritom, che è una diga. Esatto. Molto bello questo sentierino da fare con una bella bici da trail, ma anche XC. Ed eccoci amici, abbiamo appena finito questo gran bel giro di oggi. Siamo partiti quindi da Airolo questa mattina, siamo saliti al passo del San Gottardo, siamo riscesi da Airolo per poi prendere la funicolare che ci ha portato sino al lago del Ritorn. Dopodiché abbiamo pedalato un po' a fianco i tre laghi che sono proprio situati su questo altipiano e adesso siamo arrivati al rifugio. Solo che c'è un po' di pioggerellina. Eh sì, quando anche la pioggia montana ha il suo perché. Arrivati al nostro, la nostra cameretta, ma che bella. Tutti i vari lettini. Tu arriva da mangiare, ragazzuoli, bella lì. Grazie mille. Grazie mille. Gottardo, la birra del Gottardo. Siamo tutti in tema oggi. Benvenuti in questo secondo giorno di viaggio qua nel Canton Ticino. Questa qua è la nostra situazione attuale di mattina, sono le 6:30. Semplicemente bellissimo qua. Bene, oggi cosa prevede la giornata? Sarà circa un sentiero molto molto lungo, perché da 2300 metri del passo, che adesso non mi ricordo francamente come si chiama, ma dopo ve lo dirò, raggiungeremo poi il paesino di Biasca, che è situato a circa 300-400 metri sul livello del mare. Quindi saranno 2000 metri di discesa. Chiaramente ci sarà ancora da salire adesso un 300-400 metri di dislivello, ma we are ready. Ed eccoci amici, che siamo di nuovo ripartiti, siamo in direzione di del Passo del Sole. Adesso quanto dovremmo pedalare ancora in questo magnifico scenario? 300 metri di dislivello su rampe anche ripide e terreno un po' sconnesso, però vedrai che il panorama quando arriviamo su ci ripaga per le fatiche che faremo adesso questa mattina. Siamo arrivati, cari amici, in una zona calcare. La strada si fa sempre più impervia. Ok ragazzi, siamo nel bel mezzo di un photoshooting. Adesso vediamo un attore professionista come si prepara allo scatto. Quanto vicino devo stare al flash?
Ed eccoci amici della notte, amici Rastafari, abbiamo raggiunto il passo del sole, 2376 metri. This is the view. Guardate che bello, i nostri amici qua che ammirano anche loro il panorama. E qua, come l'ha definita Ralph, è la piccola Siberia. Com'è il sentiero a scendere? Ma il sentiero ufficiale è molto molto roccioso, molto sassoso. Noi prendiamo un piccolo passaggio segreto che fanno solo le mucche di solito e i biker, che passa su un dorsale, è un po' più scorrevole, ci si diverte un pochino di più e si ha una vista migliore soprattutto nella prima parte. Caratteristiche tecniche del sentiero? Ma tecniche, resta un sentiero comunque impegnativo, ci sono tanti lastroni in mezzo al sentiero che bisogna schivare di tanto in tanto. All'inizio ripido, poi spiana un attimo in una pianura un po' paludosa e dopo diventa di nuovo tecnico appena si entra nel bosco con radici, sassi sciolti. Grave. Però gli esperti si divertono su questo sentiero. Sentieri in Svizzera possono essere realizzati praticamente tutti quelli alpini. Sì, in verità in Svizzera non c'è nessuna legge che vieta di circolare sul sentiero escursionistico con la bici, quindi campo libero e via libera per tutti i biker su tutti i sentieri. Dopo ci sono in alcune parti dove certi sentieri hanno un divieto, ma di solito a buona ragione, nel senso che ci sono troppi escursionisti oppure il sentiero è particolarmente scosceso e comporta dei rischi in questo senso. Perché c'è anche una bella indicazione, un bel cartellino che contraddistingue i sentieri svizzeri. E però volendo anche tutti questi qua vediamo in giallo, Marco, si potrebbero raidare. Assolutamente sì. Quindi sentierino qui, ragazzi, non è niente di così complicato, anzi è solo un po' rotto con queste roccette. L'unico consiglio che mi sento di darvi è se c'è bagnato di non aprire troppo, perché può essere un po' scivoloso. Ecco qua il ponte, qua ci ho fatto una foto bellissima 10 anni fa. Adesso iniziano i roccioni. Scusami. Sì, questo è quello che facevo anche in allenamento, che bellino, eh? Carino, sì. Anche qua due passaggini un po' ostici ci sono.
Ed eccoci ragazzi, oggi vi presento la bici che abbiamo testato qua in questa occasione.